proposito di vaccini, cittadini dai 50 ai 59 anni stiano pronti, è imminente l'apertura delle prenotazioni per avere appunto il vaccino. Tutti i dettagli nel servizio di Carlo Della Mea. Siate pronti e state parati. Lo dicono anche con una locuzione latina il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben e quello di Ulsei Paolo Fortuna. Un messaggio riservato a chi ha tra i 50 e i 59 anni. State allerta, perché nei prossimi giorni per questa coorte verranno aperte le prenotazioni per la vaccinazione. Una nuova fascia d'età, quindi, per non perdere tempo, per sfruttare il potenziale di un momento favorevole per numero di dosi e per l'organizzazione di spazi. Abbiamo vaccini e abbiamo necessità che tutti i posti disponibili siano assolutamente riempiti. Il centro della fiera con i due padiglioni 6 e 8 messi insieme costituisce un hub che è tra, penso, i più grandi a livello nazionale. È un hub che ha una potenzialità di 60 linee vaccinali. Per fasce, dunque, degli over 80 rimane solamente un 3,6% ancora da vaccinare. Della coorte 70-79 anni, 3 su 4 ha ricevuto almeno una dose. La fascia dai 60 ai 69 anni è stata vaccinata al 40% con almeno una dose. Considerando però tutte le prenotazioni fino a metà maggio, la stima è del 73-74%, ma le aziende spingono per fare di più. È importante ricordare che tutti gli ultra sessantenni che non si sono ancora iscritti cerchino appunto di farlo perché ci sono slot liberi. Potranno ancora vaccinarsi, ovviamente, però è chiaro che aprendo ad altre classi di età diventa un po' più difficile, più indaginoso anche trovare il posto libero. Al 6 maggio rimangono così 4.100 posti liberi per gli ultra sessantenni e un migliaio di slot riservati a quegli operatori sanitari che ancora non si sono vaccinati. Ma non chiamateli Novax, dice Giuseppe Dalben. Sono in corso le verifiche incrociate tra regione e USL di riferimento per ultimare le somministrazioni. Abbiamo mandato appunto la lettera concordata facendo presente che c'è questa disposizione normativa, quindi alla fine della settimana, questo inizio prossimo, dovremo avere il quadro di chi veramente può essere classificato, tra virgolette, Novax, cioè che non vuole assolutamente fare il vaccino, e chi invece può essere giustificato perché le motivazioni sono altre. Perché la chiusura delle prime fasce e categorie consente l'apertura di altre, accelerando la campagna. L'invito dei due direttori è così quello di prenotarsi il prima possibile, almeno chi oggi ne ha diritto. Dosi e posti ce ne sono. Repetita iuvant, confidano i sanitari. E a proposito proprio della fascia tra i 50